Una mostra con disegni di prospettiva a cura del fumettista pratolano Gianluca Di Bacco. Prospettico Fibroma è il titolo della personale che verrà inaugurata sabato prossimo 11 maggio alle 11 a Pratola Peligna nei locali dell'ex panificio in via Valle Madonna. Con questa mostra ho voluto rappresentare la prospettiva, diciamo, il tema, ho voluto portare il tema della prospettiva. Lavori inediti mai presentati al pubblico riguardanti la prospettiva per il fumetto spiegata a fumetti. La mostra sarà suddivisa in due stanze. Nella prima stanza abbiamo tutto ciò che è prospetticamente giusto, frutto di studi prospettici, frutto di studi geometrici, mentre dall'altra abbiamo tutto ciò che è geometricamente sbagliato. Quindi un lavoro, uno studio, anche uno studio, però dell'errore, dello sbagliato. Gianluca Di Bacco prende spunto dal Festival dell'Errore di Bologna, dove l'errore è l'elemento universale nella storia e nella geografia e spesso funziona da scarto creativo, diventando l'eccezione inaspettata che chiarisce la regola. Per il giovane artista di 25 anni si tratta di una nuova iniziativa dopo quella del febbraio 2018 con la mostra Il Funzionale. Riparte proprio da lì, ispirandosi al concetto che l'immagine e la parola devono interagire tra di loro. L'intento è infatti quello di portare il pubblico a relazionarsi con le sue opere. Il quadro funziona per la fusione tra parola e disegno. Questa idea porta il pubblico ad interagire con essa, arrivando a una propria idea. Non resta che ammirare questi lavori artistici che saranno in esposizione da sabato fino al 26 maggio con apertura tutti i giorni dal mattino fino alle 19. Appuntamento quindi 11 maggio, ex panificio, Valle Madonna, Pratola Peligna.